altro giorno, altro viaggio, non ho fatto in tempo a disfare la valigia di Amsterdam e sono subito partita per un altro viaggio. Stamattina di nuovo sveglia alle 3, stanotte dovrei dire perché non era mattina, era ancora notte, per prendere il volo presto presto alle 6.50 perché non ci vogliamo far mancare nulla, ed è passato un solo giorno tra Amsterdam e oggi. Sono a Berlino, sono qui per lavoro, non per divertimento, però ci si diverte anche nel mezzo. Ora sto aspettando per poter prendere la macchina e andrò a far colazione per approfittare un po' del tempo libero e guardarmi un po' intorno. Sono un po' fuori Berlino, per cui non riuscirò a vedere molto, immagino. Ci sono già stata a Berlino in realtà, sempre per lavoro, per cui un po' la conosco ma non troppo. Ora sono in zona giardino zoologico, quindi molto molto fuori mano, però ce lo facciamo andare bene, anche perché poi andremo a Potsdam e non a Berlino, perché il posto in cui lavoro è più vicino a Potsdam che a Berlino. Vi farò vedere un po' di quello che farò in mezzo alle ore di lavoro, e quindi non quello che faccio mentre lavoro, ma cosa si fa nelle ore libere. Quello che ci tengo a dirvi è che questo 2022 mi sta regalando emozioni forti e finalmente stanno incominciando ad arrivare anche le emozioni positive, quindi viaggio dopo viaggio, partenza dopo partenza, e tutte un po' così improvvisate, quindi è perfetto. Sono assolutamente dell'idea che bisogna festeggiare anche i momenti belli e non concentrarsi troppo su quelli negativi, per cui per questo motivo sto condividendo questa piccola gioia con voi e vi vorrei invitare a pensare anche voi alle piccole cose belle che vi accadono ogni giorno, perché sono certa che ce ne sono parecchie. Ho trovato un posticino super carino, ma ovviamente pieno di glutine, e quindi l'unica cosa che ho potuto prendere è questo yogurt qua di riso, il caffè, e mi toccherà mangiare i miei cracker acquistati ad Amsterdam, i Vasa senza glutine. Eccomi di nuovo qua. Alla fine non era uno yogurt, ma era tipo un porridge di riso. Perfetto, perché così sono riuscita a fare colazione, anche se molto molto tardi. Ora ho preso finalmente la macchina e sto per andare verso l'hotel, che non si trova a Berlino ma un po' fuori, verso Potsdam. E adesso scoprirò come va questa macchina. Fortunatamente cambio manuale e quindi partiamo, direi. Il giro a Berlino finisce qui, anche perché non avrò più tempo per passeggiare per Berlino, perché comunque sono qui per lavorare. Domani e dopodomani lavoro proprio tutto il giorno, quindi non c'è modo di girare troppo, però magari usciamo la sera, facciamo un giro e vediamo i posticini dove andrò a stare. Poi adesso in realtà sono un po' in ansia perché devo guidare in autostrada e non ho mai guidato in Germania, quindi sarà una prima esperienza per me. Vi farò sapere com'è andata, ma direi che chiudiamo qui le trasmissioni e ci rivediamo quando arriverò in hotel. Sono arrivata in hotel, non vi ho fatto il giro esterno perché merita davvero tantissimo. Io avevo una certa emergenza di entrare in camera, e quindi ora che sono qui vi faccio vedere la stanza, ma è un posto bellissimo, io sono innamorata, perché quando sono arrivata ho avuto un warm welcome dai cavalli, perché è tipo una sorta di ranch country club, e boh, è una cosa che a me piace un sacco, la natura e tutte queste cose, i paesini fuori dalle città, quindi sono in realtà in paradiso. Allora, la stanza è questa, molto molto carina, colori naturali. Partiamo dal bagno, molto bello, basic, ma davvero carinissimo e pulitissimo. Lo stile è davvero molto molto bello.
L'hotel è il Country Club Inn. Qui all'ingresso c'è anche un armadio a muro. Poi qui c'è un tavolino, una credenza alla TV e il letto con questo nano che non so cosa c'entri, però vabbè. Qui c'è un'area cucinino. A quanto pare non c'è il ristorante e quindi mi dovrò arrangiare per la colazione. Qui ho posate e poi qui frigo e cestino. Bene, poi vediamo subito la vista. Angoletto per la lettura. La vista è questa. Come vi dicevo, è una sorta di country club e quindi proprio lì ci sono tutte le stalle, dietro ci sono tutti i cavalli e dopo vi porto e vi faccio vedere tutto quanto. Però devo dire che la stanza non mi dispiace, è molto carina. Per qualche giorno è più che perfetta, anche perché non ci sarò moltissimo, forse questo sarà il giorno in cui ci sarò di più dentro, mentre domani e dopo sarò da un'altra parte a lavorare. Per cui bellissimo, sono super contenta e super grata di essere qui. Non me l'aspettavo, anche perché non ho fatto tante ricerche. Fino all'ultimo non sapevo dove sarei finita e non sapevo quale sarebbe stato l'hotel, e quindi l'ho scoperto ieri sera in realtà. E quindi sono partita un po' così, senza sapere nulla, ma sto abbracciando questa filosofia di vita. Estranea a me fino a qualche tempo fa, ma in questo momento la sto amando davvero tantissimo, la sto apprezzando un sacco. Mi sono goduta anche il viaggio in macchina, nonostante tutte le mille paranoie che pensavo di avere, non ne ho avuta manco una e ho guidato nei limiti, tranquilla, proprio serena, e ho ammirato tutti i paesaggi perché sono tutte cose che mi piacciono un sacco. I paesaggi pieni di collinette, campi, con solo natura, alberi e prati infiniti. Quindi sono tutte cose che amo e di cui ho potuto godere in questo viaggio. Basta con le chiacchiere, adesso mi metto un attimo a fare qualcosina, a lavorare, e poi magari usciamo per farvi vedere un po' nei dintorni e andiamo a recuperare un po' di cose, perché giustamente servirà anche la colazione. E così nel frattempo si è fatto notte e il mio obiettivo di farvi vedere cosa c'era nei dintorni è andato in fumo, perché va sempre così, quando uno è in trasferta per lavoro pensa di poter fare tante cose, poi finisce a lavorare rinchiuso dentro una stanza di albergo, nei migliori dei casi, perché sennò finisce per lavorare dentro qualche sgabuzzo o sopra qualche desk precario. Comunque non vi ho fatto vedere l'outfit, che è quello che indosso dalle 3 di stanotte quando sono uscita di casa per andare in aeroporto, e quindi il mio maglione super chunky, super cozy e super oversized di Massimo Dutti, uno dei miei preferiti, un paio di pantaloni senza brand, stile zampa d'elefante, e le mie scarpette preferite, le Campus di Adidas, ed è tutto. Ora, siccome chi lavora negli eventi vive di notte come i più grandi festaioli di tutti i tempi, uscirò per andare a fare delle cosine, tipo cercare la colazione per domani, wow, acqua, super wow, e 3, cena, perché nel frattempo la giornata è andata così. Stamattina ho cercato disperatamente un posto dove servissero delle cose gluten free, era chiuso il posto alla fine, quindi sono finita in quell'altro posto che vi ho fatto vedere, ma nel frattempo erano diventate le 11:30 e quindi ho mangiato quel porridge di riso con il topping di ciliegie, e poi in realtà era talmente tanto che non ho più avuto fame e a metà pomeriggio mi sono mangiata i vasa, e quindi adesso è arrivato il momento di cenare, quindi spero di trovare ancora un ristorante aperto perché sono le 7 e so che qui hanno l'abitudine di mangiare un po' presto, quindi usciamo. Direi che i dintorni ve li faccio vedere domani, esco un po' prima così vi faccio vedere tutto quanto prima di andare a lavorare. Andiamo a vedere cosa ci aspetta in realtà nei paesini che mi hanno sponsorizzato qui in reception e
vediamo che cosa troviamo da mangiare, perché l'obiettivo è sempre quello, trovare cose gluten free e vegetariane, che non è una cosa super facile da trovare, soprattutto in questi paesi qua, però li metteremo alla prova. Sono tornata in albergo, facciamo il punto della situazione anche perché ad un certo punto la situazione è sfuggita di mano, in senso positivo comunque perché mi stavo godendo troppo il cibo che era ottimo, per cui mi sono dimenticata di farvi vedere le cose che ho preso, ma ve le racconto. Allora, per iniziare ho preso il tè allo zenzero che era davvero buonissimo, zenzero, limone e menta. Quando torno a casa lo faccio anch'io. Di solito faccio solo zenzero, limone e miele, ma l'aggiunta della menta gli dà quel tocco in più. Poi mi hanno portato un'insalatina così perché hanno deciso loro di offrirmela. Poi ho ordinato del formaggio impanato in farina di ceci o una farina particolare senza glutine. Poi ho preso un piatto a base di riso e funghi saltati con cipolla, pasta di curry, insomma un sacco di spezie, tutto buonissimo. E il pane, che in realtà è una sorta di piadina croccante, di lenticchie ed era tutto davvero molto molto buono, troppo buono. Infatti ho finito tutto e sono pienissima, però non me la sentivo di lasciarlo sul piatto perché era davvero ottimo. E quindi mi stavo proprio godendo tantissimo la cena, anche se ero da sola, ma ho imparato questa sera che ci si può concedere una cena anche senza per forza aver bisogno di compagnia, perché ogni tanto ci vuole anche questo. Per me in questo caso è stata una cosa forzata, nel senso che non l'avevo scelta, e anche se ero entrata con l'obiettivo di prendermi qualcosa da portarmi in albergo e mangiare qui, alla fine quando ho visto il posto era talmente tranquillo, talmente accogliente che ho deciso di rimanere lì e è stata un'ottima scelta, anche perché poi oltre me c'erano solo altri due signori che stavano finendo di cenare e poi se ne sono andati via e quindi ho avuto il ristorante tutto per me. Direi che posso solo che essere grata e felice per questa serata. Prima di andare a cena, comunque sono andata a fare la spesa. Sono andata al Rewe, supermercato, e ho comprato la colazione. Intanto spero vadano bene, ma forse no. Ho comprato il caffè, che però forse non va bene, il formaggio, così domani mattina mangio pane e formaggio, e in realtà è quello che mangerò per i prossimi 3 giorni a colazione. Poi ho preso una tisana, zenzero e limone, giusto per rimanere coerenti, perché a me piace davvero tantissimo la tisana zenzero e limone e al mattino la bevo sempre. E poi lo yogurt ai mirtilli. Spero soltanto che il caffè vada bene a questo punto, perché sennò è una tragedia. È perfetto. È perfetta la capsula. Meno male, la colazione è salva e quindi sono super contenta. Non poteva andare meglio perché ero un po' in dubbio, perché questa è una macchinetta da Longhi, però è comunque stile Nespresso. Cioè, l'hanno fatta per la Nespresso o la Nespresso per la De Longhi, non so come funziona, solo che ero un po' in dubbio perché ce ne sono di 3 tipi diversi e allora ho detto, ma sarà quella giusta, la mia, e si è rivelata quella giusta, perché infatti il caffè Starbucks per Nespresso va più che bene. Boh, direi che è tutto per oggi perché sono stanchissima, devo prepararmi per domani e andare a dormire e vediamo poi con cosa ci delizia domani.
Buongiorno, è un'altra mattina, io sono pronta per uscire. Vi faccio velocemente vedere l'outfit, che è molto casual, maglioncino super cozy in lana di Polo Ralph Lauren e pantaloni Levi's super skinny, le solite scarpette, sciarpa di cashmere e sono pronta per correre. Ho preparato anche lo zaino e tutto necessario, vado. Questo è quello di cui vi stavo parlando, è un posto molto molto di campagna, però io lo trovo bellissimo. Buongiorno, eccomi di nuovo pronta per un'altra giornata di lavoro. Ieri non sono più riuscita a farvi vedere nulla alla fine perché la giornata è andata come è andata. Ho finito tardi, dopo che ho finito di lavorare sono corsa in hotel per lasciare delle cose e poi uscire a cena, quindi dopo cena era talmente tardi che ero stanchissima, volevo solo andare a dormire. In realtà non era troppo tardi, sono tornata che erano le 10:15, però comunque quando fai delle giornate così è pesante. E quindi oggi è la giornata di evento, è prestissimo, sono le 6:40, sono pronta per uscire perché bisogna essere là molto presto. Sono già vestita in divisa da lavoro, quindi non ho molto da farvi vedere, ma ve la faccio vedere lo stesso. Questa è la divisa, non farò vedere marchi perché non posso, però il rosso quasi quasi me lo compro per la primavera. Poi i pantaloni sono gli stessi di ieri e sotto un paio di scarpe da ginnastica che vi ho già fatto vedere perché li ho acquistati su Amazon l'anno scorso sempre per andare in evento. Basta, direi che sono pronta. Non vi farò vedere molto oggi perché non potrò, magari vi faccio vedere qualcosa stasera, altrimenti vi faccio vedere domani mattina tutto quello che c'è qui nei dintorni perché mi alzerò un pochino presto, prima di andare in aeroporto usciremo a fare un giro e vi farò vedere questo paesino qua che si chiama Fauban. Bene, è tutto per stamattina, vediamo se riusciamo a rivederci stasera, altrimenti a domani! Questo è il posticino in cui lavorerò oggi, meraviglia pura. Devo dire che tutto il viaggio ho ammirato la bellezza di questi posti e me ne sono innamorata. Voglio una casa qui. Sono di nuovo pronta per partire. Questo posto è decisamente bellissimo, merita di tornare qui per un viaggio proprio turistico e non per lavoro perché non sono riuscita a vedere nulla, ma ieri quando stavo andando verso la location ho fatto un altro giro e sono rimasta proprio meravigliata da tutta la bellezza di questo posto e direi che tornerò decisamente. Anche perché stamattina mi sarebbe piaciuto uscire a farvi vedere qualche cosina, ma ieri sera ero talmente stanca che sono andata subito a dormire, sono crollata. Stamattina mi sarebbe piaciuto uscire e fare un giro, ma mi sono svegliata, ho fatto la valigia, ho fatto tutto quanto, ho fatto delle cose per il lavoro e quindi non ho fatto in tempo a fare il giretto che avrei voluto. Adesso vi faccio vedere qualche cosina mentre andiamo. Però direi che ci torneremo. Per darvi un'idea, è fuori Berlino, 40 km fuori Berlino, e sul fiume Havel. E quindi una zona davvero spettacolare, proprio bella, bella. E nulla, ora ci mettiamo in viaggio perché si è fatta una certa, devo arrivare in aeroporto, consegnare la macchina e prendere il volo, per cui dobbiamo darci una mossa. Thank you.
ho riportato la macchina, ma qui funziona in modo fighissimo. Praticamente tu riporti la macchina in un punto comune per tutte le agenzie e quelli dell'aeroporto sono incaricati di controllare e di ritirare la macchina e poi le lavano anche. Comodo, perché così si evitano mille agenzie in giro e c'è un punto comune per tutti. Ce l'ho fatta? Quasi. Quando avrò passato i controlli potrò dire di avercela fatta, ma sono un po' al limite, mi manca un'ora alla chiusura del gate. Sono tornata a casa ormai da qualche giorno e anche se sono riuscita a farvi vedere molto meno rispetto a quello che avrei voluto, sono davvero contenta della mia trasferta, perché quando si va on site per gli eventi sono solitamente giornate molto intense ma anche molto formative. Detto questo, prima di chiudere il video voglio condividere con voi quello che ho acquistato nel duty free, perché ne ho approfittato per comprare alcune cosine. Allora, partiamo nell'ordine con gli acquisti. Ho comprato una crema per mani di Nux Rêve de Miel, non lo so se si pronuncia così, comunque mi perdoneranno i francesi. Comunque è una crema mani al miele e alla vitamina E e agli oli preziosi. Ne ho prese due, il pack convenienza, perché una per me e una per la super sister. Poi ho comprato una crema per il viso che ho già iniziato ad utilizzare, è una crema che probabilmente conoscerete, è la Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel, oil free gel idratante senza oli, quindi perfetta per la pelle mista e molto problematica. La sto utilizzando da diversi giorni e devo dire che è molto leggera sul viso, non appesantisce e non fa venire troppo lucido durante la giornata, cosa che in realtà non succede con questa crema qui. Questa non l'ho acquistata nella trasferta a Berlino, ma l'ho acquistata nel viaggio ad Amsterdam. L'ho presa sempre al duty free, era super scontata ed è una super crema in realtà, perché Origins, non lo so, è un super brand. Ed è anche questa Oil Free Energy Boosting Gel Moisturizer, quindi è un gel senza oli e dovrebbe essere perfetto per la pelle mista o grassa, ma anche se è molto idratante, molto leggera come crema, durante la giornata la mia pelle mista, che non è proprio una pelle grassa completamente, quindi mista nel senso che sulla zona T produce un pochino più sebo e in questa parte qui è un pochino più secca, quindi una pelle mista, con questa crema qui durante il giorno è un disastro, perché la mia pelle diventa ingestibile, molto molto lucida, e in realtà questa crema che ho acquistato per il giorno non la posso utilizzare e per questo motivo ho preso la Clinique che sta funzionando, mentre questa qua la userò per la notte per trattare la mia pelle con più delicatezza, darle più coccole durante la notte di modo da permetterle di rigenerarsi. Poi ho acquistato il mio profumo, il mio solito Flower Bomb di Victor & Rolf in versione mini, perché io ho la versione grande che tengo sempre a casa e che uso tutti i giorni e poi ho la versione mini che tengo sempre in borsetta che mi porto dietro per spruzzarmelo all'occorrenza, e questa è una versione molto comoda, è un 20 ml, quindi è davvero piccolo e perfetto da tenere sempre dietro. Infine, un'ultima cosa che ho acquistato è questo set qui, Luxurious Hand Care Set, è un set per la cura delle mani e contiene un Blossoming Hand Wash e un Flowering Hand Balm, e sono esattamente sapone per mani e lozione per mani, una coccola in più che ho portato a casa per coccolarci anche nel quotidiano e quindi avere una cosa carina da tenere nel bagno che sia anche una coccola per le mani, perché le mie mani
stanno un pochino meglio, devo dire. Sto utilizzando una super crema in questo periodo. Esattamente, è la Neutrogena Hand Cream con quella con il profumo. È buonissima e funziona da Dio. È la prima in tanti anni che sta cominciando a fare effetto e a riparare le mie manine. A parte questo, ho voluto prendere questo sapone di Rituals, che è un super marchio. E non c'è molto da dire, se lo conoscete lo amate di sicuro. E poi insieme al sapone c'è anche la lozione per le mani, quindi una crema per le mani, un balm, quindi dovrebbe essere molto più idratante di una crema normale. La proviamo subito e ha un profumo davvero molto molto delicato, è molto leggera ma allo stesso tempo idratante e non unge troppo, quindi direi perfetta. E sopra la confezione c'è scritto Celebrate each day as a new beginning. E con questo vi voglio lasciare. Mi raccomando, prendiamolo come spunto per iniziare al meglio ogni giornata, ma con quello che abbiamo imparato il giorno prima, quindi cercando di essere sempre delle persone migliori. Io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo come sempre il venerdì prossimo alle 2, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!